13 e mezzo ci dovrebbero essere. Sì, qualcosa in più dovrebbe esserci. 13:51. Infatti 13:51. Allunga un po'. Sì, si stanno preparando anche i ragazzi per i 3000. Mila uomini ovviamente alle 17:20, un pochino anticipata la gara. Beh, intanto diciamo che un 3000 uomini per superstiti, perché mancano due pezzi da 90 come Abdikadar Sheikh Alimou, che non parte neanche Yassine Bouen, che ha avuto un problemi influenzali, quindi ci sono solo, se non conto male, 8 atleti con un favorito, ma che potrebbe essere Osama Meslek. Ecco qua, la starting list: Zerrad, Leone, Genda, Feletto, Breusa, Marzetta, Padovani, Abdikadar e poi Yassine Bouy. No, Bouy non c'è. Bouy non c'è. Quindi abbiamo visto c'è un... Neanche... Attenzione anche a Mattia Padovani, che abbiamo visto molto bene ieri sui 1500 Marzetta. Metri. Poi Feletto, che ha avuto un grande salto di qualità l'anno scorso sui 3000 siepi, quindi una gara... Breusa, Francesco Breusa con la 113, classe 98 con la 114. Vediamo Leonardo Feletto, poi con i 115 Stefano Genda, classe 93. Luca Leone, Cus Pro Patria, è anche il vecchietto di questi, tra questi atleti, 1986, gli altri sono, c'è un 91, 293, 96, 97, un 95. Allora tutto pronto, 3000, una gara maschile, che parte senza, uomini, serie unica, senza un tema tattico prestabilito, perché qui tutti pensano di potersi giocare delle carte almeno da podio, e quindi probabilmente non si andrà, si andrà molto lenti, e poi ci sarà probabilmente un ultimo chilometro. Si è imposto in testa François Marzetta, un siepista che era molto bravo, classe 91 da junior, poi ha avuto problemi, sesto mi pare ai campionati mondiali, non è più nelle fiamme oro, quest'anno corre per il Don Kenya Run. Alle sue spalle Mohamed Zerrad, atletica Biotecna Marcon, alle spalle appunto di François Marzetta, classe 91 del DK Runners Milano. Allora 3000 metri uomini, questo è intanto l'andamento della gara, che ovviamente sarà ancora lunga per quanto riguarda il triplo femminile. Aggiornamento sempre Lanciano prima con 13:51, Cestonaro è seconda con 13:14, 13:13 per la Mantia, Carlini quarta con 12:94, Al Omari è quinta con 12:93. Ma qua siamo sui 3000, per non ora sono su, niente scosse, no, per il momento. Per ora direi una marcia di trasferimento, perché stanno andando sicuramente piano, 1:26, 1:27, quindi ma d'altronde era anche preventivabile che non ci sarebbero stati scossoni all'inizio, perché ripeto, la gara è molto aperta e tutti vogliono essere cauti a giocare le sue carte. Marzette, non so se è andato davanti per volontà o perché ci è capitato, vediamo se cambia qualcosa nei prossimi giri. Marzetta, Zerrade, poi c'è col 115 Stefano Genda. Intanto aggiornamento, la gara del peso è momentaneamente ferma, Leonardo Fabri avanti senza problemi 20:69, il terzo lancio di Fabri 20:34, comunque sempre su livelli ottimi, del Gatto è secondo, il ragazzo dei Carabinieri con 18:05, terzo 17:95 Sebastiano Bianchetti GS Fiamme Oro Padova, e quarto invece Andrea Caiaffa, GS sempre Fiamme Oro Padova, il terzo con 17:95, il quarto con 17:30, ma da sottolineare le performance di Leonardo Fabri. E intanto torniamo invece sul triplo al femminile. In 40 Jasmine Al Omari, che va
ad affrontare questo salto. Buono il salto che ci viene riproposto di Jasmine Al-Omari e va a 13-19, quindi balza seconda alle spalle di Francesca Lanciano e resta terza Ottavia Cestonaro. Per quanto riguarda il triplo, torniamo sui 3.000 che mi sono distratto. 1.100 metri, 2.253.17. Ha lasciato a fare il battistrada Marzetta. E intanto scusa la Cestonaro, ce la guardiamo, tanto i 3.000 sono lunghi ancora. Va Cestonaro, è un buon salto anche questo. Carica la ragazza dei Carabinieri col numero 97, che lo abbiamo detto è momentaneamente terza dopo che Al-Omari ha saltato 13-19, ce l'ha riproposto ancora una volta puntuale il nostro Pietro Sollecchia, che guida le telecamere in questi tre giorni degli assoluti indoor qui ad Ancona. Intanto in testa nei 3.000 uomini. 3.000 uomini si è portato il più anziano Luca Leone, siamo a 1.400 metri di gara. 13.56 per la Cestonaro, che quindi va in testa praticamente, sì, di 5 centimetri, non così tanto di un soffio. Ottimo salto dunque per la ragazza dei Carabinieri, ma attenzione la risposta della Francesca Lanciano, triplo femminile, la finale, Lanciano 102. Risposta alla grande per la Lanciano, allora è qua, si alza il ritmo della gara. In testa intanto sempre Luca Leone, Cus Pro Patria Milano. Siamo a 1.600 davanti a Marzetta. Marzetta che adesso ripassa, gli dà il cambio, sono anche a volte compagni di allenamento al campo. E noi rivediamo il salto della Lanciano, la risposta alla Ottavia Cestonaro che era balzata prima con 13.57, quindi per un centimetro ritorna prima. Bellissima grande gara. Risposta della Lanciano, il sorriso della ragazza della Alter Atletica Locco Rotondo. Qua siamo di nuovo sui 3.000. 1.800 metri, tornato Marzetta, Luca Leone, poi sono lì gli altri, sono rimasti in sette, sono lì tutti i migliori, Osama Meslek, Padovani, Naguato, Feletto. Adesso un po' in difficoltà Genda, che sembra faticare a seguire, quindi probabilmente diventerà un sestetto a meno che Genda non chiuda, e sta per iniziare l'ultimo chilometro, vedremo il passaggio fra pochi metri. Ecco, qui è sempre la coppia 5, sì, e 42, 5-42 il passaggio, 43 netti sempre loro, quindi Leone e Marzetta che si danno il cambio lì in testa a questa prova. 3.000 metri uomini, adesso è Leone che si riporta davanti e prova ad allungare la fila. Quando mancano 850 metri al termine, Leone, Marzetta e poi gli altri, Padovani, in 6 sono rimasti, in 6 davanti ancora Leone che cerca di prodursi in un allungo, ma la gara non è ancora esplosa perché i migliori sono tutti coperti. Ricominciata anche la prova del getto del peso con un lancio errato di Bianchetti. E intanto torniamo e restiamo sui 3.000. Attenzione, ecco, a Padovani. Mattia Padovani che passa davanti a François Marzetta, però rinviene anche con il 118 Osama Meslek. Eh sì, adesso la gara comincia, è esplosa, a accendersi, è letteralmente esplosa in questo. Padovani, Marzetta, anzi Meslek, Marzetta è finito in quinta posizione, in sesta Luca Leone, e adesso Padovani cerca di davanti a Meslek di fare il vuoto. E poi c'è Zerrad, ma attenzione perché rinviene anche il numero 114 Leonardo Feletto. Eh sì, 95 ma sono, Atletica Mogliano. Fra... Eh sì, Padovani, Meslek. Padovani davanti, Meslek dietro, c'è il buco, poi altri tre, poi un buco. Vediamo chi ha più gambe. Padovani continua a rimanere in testa quando mancano 250 metri. Meslek prova a passa però adesso d'autorità. Meslek ultimo giro, poi Padovani.
poi più staccati gli altri. Marzetta va nuovamente terzo, no, tiene col 114 Leonardo Felletto, ma torniamo sulla testa, allungato ulteriormente Meslek. Osama Meslek, Atletica Vicentina, più dietro Mattia Padovani che non sembra in grado di rientrare a questo punto. No, non c'è niente. Rettifilo finale per Osama Meslek e va senza problemi il ragazzo dell'Atletica Vicentina, titolo italiano, davanti a Mattia Padovani. Terzo Felletto, quarto Marzetta, quinto Breusa direi e sesto Luca Leone. Allora Osama Meslek, eccolo qua, neocampione italiano indoor dei 3000, e poi Mattia Padovani. Beh, erano, e poi Leonardo Felletto, erano i due favoriti, si sono rivediamo l'arrivo, Giorgio. Beh, l'arrivo poi diciamo non ne aveva, non più è, Padovani per entrare. La vera battaglia è stata nel penultimo giro, poi Meslek all'inizio dell'ultimo giro ha dimostrato di avere più gambe. Ai bravo, 250 è andato via. È andato via, sono arrivati i tre favoriti, buono rientro anche di Marzetta al quarto posto. Meslek è un atleta di nascita africana che credo che viva all'estero. Osama Meslek, classe quindi 97, Atletica Vicentina, si porta a casa il titolo di campione italiano dei 3000 uomini. Si stanno già scaldando le ragazze per i 3000, e quindi questa è la situazione. Osama Meslek, Mattia Padovani, Leonardo Felletto per quanto riguarda